Buongiorno amici, ma soprattutto amiche di My Own Workout. E in una pausa, dopo i 30 minuti di salto con la corda che ho appena finito di snocciolarmi come sessione di prima mattina, e vi lancio una chicca intanto, 30 minuti di salto con la corda equivalgono a 1 ora e 30 di jogging al ritmo sui 6,30 a chilometro, così. Giusto per darvi lo starter e magari accendervi la scintilla per cominciare a saltare la corda. Ma detto questo, oggi rapidissimo vlog e mi aggancio ad uno spunto e prendo la palla al balzo da un assist che mi ha dato un mio allievo che mi fa questa interessantissima domanda. In un ciclo di allenamento annuale, dov'è meglio, in quale periodo è ottimale andare a inserire esercizi di potenziamento? Ottima domanda, e ringrazio Alex che si riconoscerà in questo vlog. Allora, tutto dipende logicamente da come ci si allena in un macrociclo annuale e cosa si va ad includere nelle proprie giornate di allenamento e soprattutto quali sono i propri obiettivi e le proprie finalità che si vanno a cercare dall'allenamento. Logicamente programmi di allenamento strutturati sulla corsa richiedono già parecchio tempo al quotidiano e sessioni extra di potenziamento, diciamo che non risultano funzionali in termini di tempo. Allora io quello che consiglio è questo. Magari dopo un paio di sessioni a settimana, per due sessioni, dopo, magari dopo quelle qualitative che tendono a essere più corte, possiamo mettere agevolmente 10-15 minuti di lavoro sul core, che è la parte che ci interessa di più, perché sono i muscoli chiamati anche muscoli posturali. Avere un retto addominale forte, obliqui ben rinforzati, zona lombare molto forte, ci permette di mantenere una buona postura quando corriamo. La corsa, è inutile ripeterlo, è molto impattante, traumatica a livello muscolo-scheletrico e se non si fanno richiami anche specifici di forza funzionale, tendiamo ad accartocciarci in noi stessi. Chi mi ha seguito negli ultimi post scritti, ho parlato dell'importanza del recupero e ho aperto anche una parentesi sul catabolismo muscolare, che sopraggiunge quando l'attività aerobica è protratta e mal recuperata, quando si corrono distanze ben oltre la maratona e non si prendono i giusti periodi di recupero. Nel periodo di recupero dopo quel tipo di gara è anche da dedicare alla muscolazione, molto importante perché per evitare in pratica che l'organismo mangi la massa magra e noi di non ritrovarci come degli scheletri ambulanti, che di certo non è quello che andiamo a cercare dall'attività fisica, dalla pratica dello sport. Quindi un buon equilibrio tra definizione massa muscolare giusta e esercizio aerobico. Poi logicamente il periodo invernale per convenzione è quello da dedicare al potenziamento, perché logicamente la tendenza è quella di stare magari un po' più al coperto, al chiuso, e allora spazio a tutte le combinazioni di circuiti aerobici, di potenziamento funzionale, il PHA, circuiti PHA con esercizi a carico medio-basso, tante ripetizioni, poche pause tra esercizi, le combinazioni sono molte, però io quello che consiglio è questo, e vado anche a concludere questo video.
Cercate di ottimizzare al massimo il tempo che avete a disposizione, cercate di fare tutto il possibile in singole sessioni di allenamento, perché parlando prettamente in termini di atletica o di podismo, bastano veramente non più di 10-15 minuti per fare tutti i lavori necessari di potenziamento che servono. Sulle braccia e sul, ripeto, sull'addome. Discorso diverso per gli atleti dediti al multisport o comunque attività total body che hanno molti meno problemi in questo senso perché triatleti, chi nuota, chi utilizza la corda, il remo ergometro, il Nordic Walking sportivo, logicamente ha già un tipo di lavoro di potenziamento base di supporto che richiede veramente dei piccoli richiami nella stagione, diciamo, specifica. Logicamente poi diciamo che un ciclo di allenamento non è che subisca stravolgimenti di nota da stagione a stagione, da periodo a periodo, semplicemente si sposta l'enfasi in base ai bisogni e alle circostanze agonistiche, non agonistiche, in base a se ci avviciniamo a una gara target, se invece facciamo. Siamo in un periodo di gare di avvicinamento, le developing races e via così. Comunque, questo è quanto. Ringrazio ancora Alex per questo che mi ha permesso di aprire questa parentesi. Se avete ulteriori domande e volete approfondire, contattatemi ai soliti canali come sempre. Like e iscrivetevi, molto importante. Ci si vede presto, buoni allenamenti e come sempre a bombazza!